Voglio studiare in silenzio, maledetti coinquilini. Voglio non vergognarmi quando porto degli amici. Non vi sopporto più, io non vi sopporto più. Sto peluche fa schifo. Che c'è, mi? Niente, non riesco a studiare. Tutto mi distrae. Sono fermo sulla stessa frase da due giorni. Ormai so soltanto che la scienza filosofica del diritto ha per oggetto l'idea del diritto, cioè il... La scienza filosofica del diritto ha per oggetto l'idea del diritto, cioè il... Ho capito! Ecco, io tra 15 giorni all'esame e so soltanto che la scienza filosofica del diritto ha per oggetto... Mirko, basta! Il punto è che il tuo metodo di studio è sbagliato. Se hai 5 minuti di tempo, ti spiego io come fare a studiare bene. Regola 1, niente distrazioni. No! Non ci credo, ragazzi! I video su Facebook adesso partono in automatico! Ragazzi, che significa sto video sempre ciao? Ragazzi, ma chi è questa tizia piena di peli che si fa chiamare Rosario? Ancora! Tu mi devi spiegare che cosa c'è di interessante in un uomo nudo di mezza età che parla con la voce di cicciolina agli esordi e in un ragazzino che dice sorrido sempre ciao nella media, che si esprime con un linguaggio al di sotto della media e che le medie credo non le abbia mai fatte. No. I porno. Invece di questa roba, i porno, guardali. Cosa vi succede? I porno. Ragazzi, c'è uno sconosciuto in casa! I rumori sono causa di distrazione. Meglio salarsi. Oh mio Dio, Mirko! È successo di nuovo, Mirko! Ho fatto un casino! È stato tutto a fuoco, Mirko, presto! Mirko, salvati, Mirko, non mi dare il 5, Mirko! Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo salvare le cose più importanti, Mirko! Le cose che non c'è niente di importante, Mirko! Qua siamo delle persone tristissime, Mirko! Adesso che stiamo morendo posso dirti tante cose, Mirko! Io ci ho provato con tuo padre e non ci sono riuscito, Mirko! Quindi praticamente io, tu potresti chiamarmi padre! Lo so, è una cosa tristissima anche questa, Mirko! Dobbiamo salvarci, Mirko! Scusami, me ne vado! Ciao! Trova un compagno con cui studiare. Nico, adesso si studia senza distrazioni! Go! No, Nicola no. Go! Neanche Gabriele. Ecco! Inoltre dovresti smetterla di prenderti delle pause per mangiare le merendine. Non è consigliabile. No. Vabbè, finisco questa, tanto ho distoppino. Gli schemi e le mappe concettuali risolvono sempre i problemi. Allora io per l'esame di diritto parto da One Direction, passo per Breaking Bad e finisco per la scuola di Okuto. Sì, ma poi io dove me lo metto, Rocco Siffredi? Dove me lo metto? Dolce, fragile e innocente Mirko. Lui sa sempre dove. È come un fulmine. Ah, come Okuto. Meglio. Mantieni in ordine gli appunti e soprattutto non prestarli. Oh no, quel peluche è inquietante. Nin, ce li hai ancora i miei appunti di diritto? Sì. Ah, non li hai buttati a lui? No, te li vado a prendere. Ok. Sottolineare aiuta molto. Sì, ma questo lo faccio già. Mirko, è tutto sottolineato, anche l'editore. Sì, ma leggende narrano che ad uno studente l'abbia chiesto. Evitare il contatto con gli amici. La distrazione è sempre dietro l'angolo. Tanto che non ho voglia di studiare, non studiare neanche tu, andiamo a mangiare un gelato. Mi sembra corretto. Andiamo. Mia, allora non t'ho confermato. Partita a tennis. Ma se non abbiamo mai giocato a tennis? C'è sempre una prima volta. Gabo, ma domani tu c'hai l'esame. C'è sempre. Di matematica. Una prima. Avevi studiato. Volta. Hai prenotato? Mm. Va bene, andiamo, mi hai convinto. Studio domani. Interrogami come se fossi il professore. Mi raccomando, cattivo. Spietato. Allora, dimmi il diritto d'autore. Allora, diritto d'autore. Che fai? Leggi, mica si può leggere l'esame. Nico, sì, io se non leggo... Puoi portare gli appunti all'esame. Ecco, non puoi portare gli appunti all'esame. Come leggi? Leggi, leggi. Dicevo, il diritto d'autore. Proprio oggi quello sconosciuto doveva prendersi il mio PC. Hai visto l'ultima puntata di Game of Thrones? Che cazzo? Ora, tra 15 giorni hai l'esame. Metti in pratica i miei consigli e vedrai che andrà tutto bene.
La scienza filosofica del diritto ha per oggetto l'idea del diritto, cioè il... Il? Prosegua. La scienza filosofica del diritto ha per oggetto l'idea del diritto, cioè... E vada avanti! La scienza filosofica... Ho capito. Oltre alla scienza filosofica non sa un cacchio. Del diritto? Le propongo un'altra... A per idea. Le faccio un'altra... L'idea del diritto. Parliamo della... Cioè il... La scienza filosofica... Marzo 5! 28. Accetto. Fuori! La seconda guerra mondiale. Non l'ho scoperto, che cazzo c'è? Ho capito, perdona. Questo è backstage, va bene. È per me.